come va? Figlia mia, non posso certo dire bene, perché tu sai che tragedia ci è capitata fra capo e collo. Sì, la malattia di Monica, quanto mi dispiace. E visto che ci siamo, vorrei approfittare per chiederle qual è l'orario delle visite, perché mi piacerebbe andarla a No, trovare. tesoro mio, no, è meglio che tu non ci vada, perché, vedi, lei adesso se ne sta lì così, come fuori dal mondo, e la dottoressa ci ha detto che è meglio non andarla a trovare, perché lei ha bisogno di stare tranquilla il più possibile. Che situazione, quanto mi dispiace. E quella valigia? Beh, questa valigia è mia, perché deve sapere. Vede, signora Lucia, io sono venuta qui perché. Oh, ma come faccio a dirglielo? Mi vergogno così tanto. È che ho avuto una discussione col mio fidanzato, quello con cui Sì. vivevo, no? E dopo la discussione io ho preso le mie cose, ho fatto la valigia e me ne sono andata via. E ricordandomi che lei ha ospitato qui mia sorella, quando ci fu la questione con Diego, io vorrei sapere se lei mi può dare anche un angolino piccolo, piccolo. Non si Tesoro preoccupi, io mio, mi è adatto. impossibile. Ma perché? Ebbene, perché noi stiamo per andarcene da qui. Voi andate Sì, via. domani appena farà giorno ce ne andiamo da qui. Abbiamo trovato una casetta e ci trasferiamo lì. Abbiamo deciso che domani stesso lasceremo questa casa. Ai, 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 ai. Mi fa male perfino quando mi sfiora. Calma, mammina. Calma, calma. Ah, ma signora Assunta, perché non va a No, sdraiarsi? no, no, rimango qui, rimango qui. Vedrà che tra poco i calmanti che le ha ordinato il medico le faranno effetto. Oh, Dio, mi scusi. Mamma, tutte le medicine che stai prendendo ti faranno bene, quindi cerca di rilassarti, devi stare calma. Sì. Luigi, e adesso il vostro viaggio di nozze? No, no, ormai non lo facciamo più. E come fate per le prenotazioni, i biglietti? Non si preoccupi, quelli poi si restituiscono. Sì, Marilena ha pensato che non era giusto che ti lasciassimo da sola e quindi abbiamo deciso di non partire più, ecco. Ah, oh, come mi fa male. Sì, guarda che piedone che hai, è proprio Ah, bello gonfio. figlio mio, non è il caso di scherzare. Ai, 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 ai. No, signora Assunta, le fa Ah, male? sì. Senti, Sì. Marilena, i pupazzetti della torta me li hai portati? Certo. Sì? Peccato che ti sei persa la festa, è riuscita così bene, non è vero? Ah, sì? Fammeli vedere, su. La parte superiore della torta con i pupazzetti. Oh, che cosa stupenda, sono così teneri. Mi commuovono sempre. Eh sì, sono proprio carini. Ci tenevo tanto a conservarli. Oh, i miei li ho messi via da qualche parte e credo che stiano in un cassetto nascosti. Anch'io li ho conservati. Hai sonno, mamma? Oh, beh, più o meno. Mettiamola a letto, Sì, ti va bene. sì. Pronta, Allora, mamma? questa la mettiamo qui. Adesso l'aiuto anch'io. Andiamo, con calma, eh. Oppla, bene, bene. Attenta, Attenta. eh. Non appoggiare il piede. No, Sì, non appoggiare il piede, piano. pianino, Così, brava, saltella. Sì. Scusa, devo Faccia fare un po'. piano, Ok, bene. Ecco. Grazie, ragazzi. Vuole mettersi Brava, qui? Sì. piano. Sì. Ecco. Sta comoda? Riposa, eh. Sì. Buon Riposa. riposo. Finalmente si è addormentata. Adesso possiamo iniziare la nostra luna di miele, ok? Di là nel frigorifero c'è lo champagne bello freddo. Vado a prenderlo, eh? Sì. Torno subito. Amore, non ti dimenticare i bicchieri. Sì, amore. Adesso ci vuole un bel brindisi. Fallo tu. Io. Alla nostra felicità eterna. Sai una cosa? Anche se non c'è stato il viaggio di nozze, questo è il giorno più bello della mia vita. Ti amo tanto.
Hai sonno? Vuoi dormire? Sì. Speriamo che domani sia una bella giornata. Mamma, tu stai insieme ad Alberto. Non parliamo di questo, amore mio. Titti dice che le donne hanno tanti fidanzati, però tu sei la mia mamma e sei sposata con mio papà. Ma lo sai che tuo padre e io ci siamo separati. E perché? Beh, perché non andavamo d'accordo e quando succede questo, la gente si separa e il matrimonio si rompe. Ci si divorzia? Sì. Ma tu non puoi stare insieme ad un altro uomo, perché io non lo voglio. Oh, amore mio. Non te ne andare, ti prego. Tu devi stare con Titti e con me. Adesso dormi, amore mio. Sei stanco, hai bisogno di dormire. Va bene, mamma. Buonanotte. Molte grazie. Lei lo ha già saputo, signora Irma. Che cosa? Beh, che gli altri signori lasciano la casa, se ne vanno. Se ne vanno? Sì. Hanno portato via quasi tutto. E perché? Perché adesso che la signora Monica sta male, hanno deciso che... Che cos'ha? Ma io penso che... Sicuramente è per tutto quello che è accaduto con il signor Andrea. E quindi suppongo che non vorranno più vivere sotto lo stesso tetto. Con permesso. Pronto? Buonasera. Ah sì, attenda un attimo. È la signorina Simona. Ah, grazie. Pronto? Irma? La chiamo per avvisarla che Andrea tarderà un po'. Non si deve preoccupare. Ah, no, va bene, va bene. Sì, sì, grazie. Sì, sto benissimo. Arrivederci. Bene, adesso non abbiamo più problemi. Di nessun genere. Mm-hmm. No. No? Si dice che con l'ultimo bicchiere si perde la testa. Come vuoi tu. Va bene, va bene, va bene. Un altro poco e poi basta. Ecco, così. Sempre uguale? Sì, dottore. Dottore, chi ha mandato tutti quei fiori? Gliel'ho portati io, Emiliano. Ma lei adesso non può vederli. Beh, non importa, quando si sveglia li vedrà. Deve sapere che è molto importante stimolare i pazienti affinché riprendano coscienza, in ogni modo. Ah, ho capito, lei vuole dire... Sì, bisogna stimolare le loro emozioni, le loro sensazioni con fiori, con colori nuovi, con profumi, con tenerezza. Devono stare a loro agio, devono sentirsi soprattutto amati. Beh, adesso vai, rimango io per un po' a controllarla. No, non si disturbi, dottore. No, nessun disturbo, Emiliano. In tutti i casi io leggo sempre fino a tardi, quindi puoi andare. Va bene. Dottore, mi raccomando, mi chiami quando se ne andrà a dormire. Sì. Perché deve rimanere sempre accanto a lei una persona di fiducia per proteggerla. Non ne vedo il motivo. C'è un pericolo, dottore. Eh? Lei corre un grave pericolo. Emiliano, smettila. Comunque, forse è meglio che non sia sola al momento in cui si sveglia. Non ti preoccupare, quando vado a dormire ti chiamo. Va pure. Sì, dottore, con permesso. Prego. Quali sofferenze ti hanno ridotta così? Essere stata abbandonata da quell'uomo?
La mancanza del suo amore. Non capisco. Non capisco come si faccia a non amare una come te. Valentina. Gustavo, amore mio. Valentina, per favore. Per favore. Oh, amore mio, ti prego, lascia che ti abbracci, no. Che ti tocchi. No, smettila, per favore. Gustavo, Valentina, ma che cos'hai? Per favore, no. Ascoltami. Con te ho l'impressione di essere solo il piacere di una notte. L'oggetto di un desiderio. Ma che cosa stai dicendo? Valentina, per amarsi bisogna essere in due. E tu questo lo sai. Accidenti, Mauro. A me quel posto non è piaciuto per niente. Perché se tu provi a pensarci, quando si va in uno di quegli ospedali o in una clinica, anche in un ospizio, se vai nel posto più modesto, per quanto sia povero, santo cielo, è sempre ben tenuto, con dei colori luminosi e soprattutto ben pulito. Certo. Lì no. Hai visto quanto è brutto quell'edificio? Sì. Ah, e tutti quei muri così sporchi. E hai visto nell'ufficio della dottoressa addirittura le finestre coi vetri rotti? Le finestre, ah, già. Che orrore. Credo che sia per questo motivo che Monica è peggiorata, capito, Mauro? Perché lì chiunque si deprimerebbe. E per forza è così, così orrendo, così freddo. Sì, è vero, è vero. Lucia, guarda, noi dovremmo cercare di portarla via da lì. Magari trovarle un altro posto. Però noi dovremmo consultarci anche con il dottore. Non è un dottore, è una dottoressa, no, è una donna. Smettila, non dico questo. Io stavo parlando del dottor Fernando Marino. È stato lui che l'ha portata lì. Ah, tu e questo benedetto dottore. Però, Mauro, non è possibile che tu sia sempre così. Ah. Sì, il dottore è stato sempre così buono con lei. Che vuoi? Ma che cosa vorresti dire con questo? Stiamo tranquilli, è in buone mani, Mauro. Non è bravo. È bravo, è bravo. E non parliamone più. Devi sapere che lui l'ha portata lì perché ha detto che Monica è sempre sorvegliata, anche di notte. Ma che cosa vuoi che sorvegli? Non là dentro, ma per favore.
Va bene, in ogni caso dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare. Speriamo solo che la nostra bimba si riprenda e dopo ci penseremo. E poi non dimenticare che dobbiamo avere i soldi, Mauro. Sì, i soldi per Monica. Dobbiamo assolutamente avere il denaro necessario per riuscire a pagare i medici e la degenza in quella clinica così costosa. Costi quello che costi, Lucia, costi quello che costi. Io, per la mia bambina, sono pronto a tutto. Come? Mi impegnerò. No, Mauro, non devi dire mi impegnerò, devi dire ci impegneremo, amore mio. E va bene, io non sono ancora vecchio. Lo so. Ho due mani. Lo so. Posso ancora lavorare. Certo. Alla nostra piccola non deve assolutamente mancare nulla per la sua completa guarigione. Sì. Hai ragione. Ah, Emma, come va? Bene. Gloria si è messa a letto. Siamo state a chiacchierare finora, poverina. Sta vivendo un periodo incredibile con quel tipo. È un disgraziato. Non lavora. Si ubriaca. È un donnaiolo, ha figli sparsi dappertutto, ma ve lo immaginate? Io resto zitella piuttosto che fare uno sbaglio del genere. Bene, allora? Come? No, niente, stavamo parlando, io e sì. Mauro, vero amore? Sì, parlavamo. Parlavamo, sì. Sì, ma adesso anche noi ce ne andiamo a dormire, figlia mia, perché domani ci dobbiamo alzare di buon'ora. Dobbiamo finire di preparare le valigie, mettere via le ultime cose e andare via da qui. Sì, va bene. Io ho già messo via i miei quattro vestiti. Me ne andrò anch'io a dormire. Buon riposo, signor Mauro. Ciao, Emma. Ma che simpatica che sei. Buonanotte, signora Lucia. Che Dio ti benedica, ti protegga e ti faccia sempre restare così come sei, Emma. Santo cielo, Mauro. Che c'è? Che tristezza che ho dentro. Sì. E pensare che stiamo per lasciare questa casa dove io ero entrata facendomi tante illusioni. Non avevi solo illusioni, ma anche ambizioni, Lucia. Tante ambizioni. Ambizioni? Sì. Caspita, è vero, Mauro, non so che cosa mi sia successo. È come se fossi impazzita con tanti milioni. Non so perché, ma all'improvviso mi sembra che proprio per questo Dio mi stia castigando tanto. No, Lucia. Sì. Non piangere così. Dammi un bacio. Da un bacio al tuo Mauro, su. Non devi piangere. Bisogna avere molto coraggio. Vedrai che prima o poi torneremo con la nostra piccola. Sì. Torneremo a stare insieme, come eravamo. Sì. Tu, io e la bambina. La bambina, sì. Monicuccia. Mauro, pensa un po', la nostra bambina adesso è lì dentro. E il figlioletto che avrà dovrà nascere per forza lì, povero piccolo. Sì. A proposito. Cosa? E se per caso quell'uomo volesse portarle via il bambino? Già. Visto che la nostra Monica sta così male e non può occuparsi del neonato, se lui volesse portarlo via con sé, allora... Tutto questo non accadrà, Lucia. Stai tranquilla. Il nipotino starà con noi due. Starà insieme a noi. Suo padre non merita di avere quel piccolo innocente. È vero. Dimenticare. Solo questo posso fare. È l'unica cosa di cui ho bisogno. Mio Dio. Così come hai fatto con Monica, fammi la grazia di poter dimenticare.
Lei chi è? Mi chiamo Gustavo Adolfo e sono un medico. Dove mi trovo? Come ti senti? Non lo so. Riesci a ricordare qualcosa di quello che ti è successo? Molto poco. Non importa. Raccontami. Io... Io sono fuggita. Io sono fuggita da lui. Lui mi ha detto che non... Ecco, che non mi avrebbe perdonato se... Se sua madre fosse morta, lui non mi avrebbe mai perdonato. Mai. Che noi due non potevamo amarci. E poi non avremmo potuto avere un figlio. Il mio bambino. Sta calma. Il mio bambino. Non agitarti, stai tranquilla. Il mio bambino. Ascolta, è qui, dentro di te. Non hai nessun motivo di preoccuparti. Sta bene, sta bene. Io ho detto al padre che tutto era finito. Che lui non esisteva più per me. Ma perché? Gliel'ho detto. Perché gliel'hai detto? Beh, perché... Perché non esistessero più legami tra noi due. Affinché lui si allontanasse. Perché almeno così potevo sparire dalla sua vita per sempre. Ti ha fatto così tanto male quell'uomo? Molto. Molto male. Molto male. E adesso mi ritrovo qui da sola. Ammalata in un letto. E sono da sola. Senza i miei genitori. Sono sola, sola. Non fare così, ci sono io adesso, ascoltami. Io sono il tuo medico e ti voglio aiutare, lo sai? No, no. Io voglio solo morire. No, non dire così, ascolta. Non devi dire così, ascoltami. Ascolta, Monica, io sono il tuo medico. Il mio dovere è quello di salvare le vite. La morte è la mia nemica. Io sono qui per far vivere la gente. Io voglio solo morire. No, senti. Voglio morire. Stammi a sentire. Tu hai tanti motivi per i quali devi continuare a vivere. La luce del giorno, la speranza di vivere con allegria. E ce n'è una molto più importante. Molto, molto più importante. Tuo figlio. Il tuo bambino. Certo. E quando nascerà, sarò io che lo metterò tra le tue braccia. Sì. Sì. Bene. Sì. E adesso voglio che tu dorma e che ti rilassi un po'. Sì. E io ti prometto che domani inizierà per te una nuova vita, l'alba
di una nuova speranza. Monica, non devi aver paura. Dimmi, ci credi negli angeli? Gli angeli ti proteggono. Lo sai. Buongiorno. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Quanti nei che hai? Sì, può sapere, signora direttrice, che cosa sto facendo nel suo letto? Impertinente. Non mi dire che non te lo ricordi. È stato meraviglioso. Bene. Adesso resta qui tranquillo, eh? Io vado a preparare una bella colazione. Presumo che avrai fame almeno quanto me. Credo di sì. D'accordo. Anche se sono una donna capricciosa, oggi non lo farò. E ti porterò il vassoio a letto. Dormi un altro po'. Consumato. La casa editrice. Simona. Un vero Meia Gomez. Mio figlio stanotte non ha dormito qui. Come? Mio figlio stanotte non ha dormito qui. Ho visto il suo letto e non è disfatto. Andiamo, che male c'è, signora Irma? Lei deve comprendere che lui è un ragazzo giovane, carino, scapolo. Di tanto in tanto anche lui dovrà pur divertirsi. È chiaro che ha dormito fuori insieme a una donna. Ah, mi scusi, ma è meglio che vada. Avranno bisogno di me al piano di sotto. I signori stanno quasi per andare via. Con permesso. Ecco fatto. Io credo che ci sia tutto. È sicura? Sì. Meglio che dia un'occhiata, no. C'è sempre qualcosa che si lascia. No, ho guardato bene, ho controllato tutto. Perfino sotto il letto sono andata a vedere. Tu lo sai che Mauro ha la cattiva abitudine di lasciare sempre un paio di scarpe nascoste sotto il letto? Ah, però quante cose che ha, signora Lucia. Io non sapevo che lei avesse tanti bagagli da portarsi via. Ma che dici, figliola? Non sono tanti, sono le mie scarpette, i miei vestitini, i miei cappellini, le mie bottiglie. Sì, sì, solo che da quando Monica ha ereditato, lei ha iniziato a comprarsi solo vestiti. E non al mercato rionale, ma in tutte le boutique più costose. Ma come faccio a non portarli? Quelli sono i miei vestiti e io non li lascerò.
Potrebbe accadere che un domani io mi ritrovi nella condizione di dover vendere tutti quei vestiti o metterli in gioco in una lotteria. Sì, una lotteria per guadagnare un po' di soldi. No, amore mio, purtroppo non sono così matta. Tu credi che io possa mettermi questi vestiti nel quartiere dove andrò a vivere? Mi prenderebbero in giro. E chi può dirlo? Lei potrebbe all'improvviso far meravigliare tutto il quartiere. Mauro, hai già fatto? Sei pronto? Non manca nulla? Nulla, ho preso tutto. Cosa vuoi che faccia di più? No, va bene, è che... Senti... Che? Sei sicuro che non è rimasto nulla di sopra? Niente, niente. Perché? Il tuo rasoio per la barba. Dici? Il tuo rasoio per la barba. Sì. Vai a prenderlo, certo, vai. Certo. Vai a prenderlo. Lo sai dov'è, no? Sì, sì, lo so. Là nell'armadietto del bagno, nel cassetto a destra. Lo so. Dove sono tutte le tue cose per farti la barba. Signore! Emma, lo sai che Mauro è come se non riuscisse a farsi la barba senza quella specie di rasoio. Sai cosa voglio dire? Una volta ero uscita a fare spese e gli volevo comprare uno di quei rasoi elettrici. Alina ha detto che... Sì. E lei viene ad assistere al trasloco. Non è carino da parte sua. Tanto come al solito sarà lei a rimanere padrona della casa. Però non creda che a me dispiaccia. A me non dispiace affatto andarmene da qui, lasciare questi mobili di lusso, tutti i suoi quadri, le sue piante, le sue lampade. Io non avrò nessun rimpianto, perché io andrei via da questa casa anche a mani vuote. A me l'unica cosa che dispiace è andarmene da questa casa senza la mia Monica. Ma come mai? Lei non viene via con voi? No, ma lei non ne è al corrente. Non sa che cosa è successo a Monica. Lei è entrata in un ospedale perché è diventata pazza. Ma com'è possibile? Non può essere. Io non lo sapevo. Va bene che io non volevo che ci fosse qualcosa tra lei e mio figlio, però non le auguravo una cosa così terribile. Oh. È stato un miracolo di Dio far sì che perdesse il figlio che aveva in grembo. Come? Che dice? Sì. Io so che è triste, però provi ad immaginare... Adesso che la madre ha perso la ragione, come sarebbe stato? Oh, mi scusi. Hai sentito, Emma? Lei crede che il bambino... Sì. Che il bambino... Sì, sì. Perché Monica gliel'ha fatto credere ad Andrea. No, non può essere. Sì. Prima che succedesse tutto questo, lei me lo raccontò per telefono. Comunque guardi che sono stata proprio sul punto di dire tutta la verità a quella signora perché avevo una rabbia che mi rodeva dentro. No, no, stai calma adesso, hai fatto benissimo. È andato tutto bene. Lasciala perdere, che continui a pensare che il bambino non esiste. Hai capito? Ma scusi, perché no, Emma? Io lo stavo dicendo proprio adesso a Mauro. Perché se quella vecchia viene a sapere che il bambino sta per nascere, di sicuro lo vorrà tenere lei, perché Monica sta così male. Hai sentito come ha parlato? Io l'ho già detto anche a Mauro. No, il bambino deve stare assolutamente con noi. Deve rimanere con noi fino a che Monica, sperando che Dio l'assista e le stia vicino, guarisca e la faccia uscire presto da lì. Sì. Le avevo chiesto di aiutarmi per riuscire a liberarsi di me. Le avevo perfino promesso di consegnarle quel diario così compromettente in cambio della distruzione mentale di Monica Morelli. L'avevo avvertita che sarebbe stata la sua grande occasione, dottoressa Müller. E lei non l'ha fatto. Adesso come può dirmi che non è riuscita ad agire a causa di quel giovane medico? Io la avverto. Ora non mi accontento più che Monica Morelli rimanga internata in quella clinica per tutta la vita. Io voglio che lei la faccia fuori.
Mi capisce? Voglio che lei faccia fuori Monica Morelli. Va bene, non me lo ripeta ancora. Lo farò, lo farò. L'avverto, dottoressa Müller. Non cerchi di prendermi in giro per guadagnare tempo. No. Io lo voglio fare. E non per lei. Ma per me. E non per recuperare quel maledetto diario, no. È per me stessa che voglio farlo. Voglio farlo perché la odio. Come? Sì, la odio. Io ho vissuto solo cose dolorose. C'è stata solo una persona amabile e bella nella mia vita. C'è stato solo un uomo oltre mio padre. Mi innamorai di Gustavo Adolfo tanti anni fa, quando ero ancora una bambina. Ho vissuto dipendendo da lui, scrivendogli, chiamandolo, cercando disperatamente di non rompere questo contatto, anche se era molto lontano. E alla fine ci sono riuscita. L'ho avuto al mio fianco. L'ho avuto al mio fianco ed è stato mio, mio, capisce? Mio! E ora... ora quella dannata donna è la mia rivale. Ieri notte mi ha respinta. E se ne stava lì, lì, accanto a lei. La vegliava ed ha respinto il mio amore. Mi capisci? Ha respinto il mio amore. Ho dovuto mandare giù tutte le mie frustrazioni. La mia ira. Il mio dolore per il suo disprezzo. E la rabbia di spegnere il fuoco che sentivo tra le braccia di un infelice. Di un pezzo di carne senza immaginazione. Lei deve solo aspettare. Adesso mi lasci. Può andarsene tranquillo. Glielo prometto. Glielo giuro. Io. Valentina Müller. Le giuro che io l'ammazzerò. Glielo giuro. Mi sveglio prima dell'alba per implorare il tuo aiuto e aspetto la tua parola, Signore. Ascolta la mia voce con la tua pietà. Si sono avvicinati coloro che mi perseguitano malignamente, coloro che si sono allontanati dalla tua legge. Però tu sei sempre qui vicino. Ora voglio che resti qui. Devi prendere un po' d'aria. Fa una passeggiata, eh? E non voglio assolutamente che tu abbia paura di nulla, d'accordo? E poi tagliamo i fiori, piccola mia, e giocheremo con l'acqua. Emiliano, Serena ti aspetta in cucina. Ora vado. Torno presto. Mi scusi, dottore. La dottoressa Müller vuole vederla. L'aspetta nel suo ufficio. Vado subito. Senti, tu adesso rimani qui, eh? Gliela raccomando particolarmente, Lucrezia. Guardi che è la prima volta che esce in cortile con gli altri. Non si preoccupi. Resta qui, eh? Io torno subito. Non devi preoccuparti. Sta calma. Sta calma, su. Stai tranquilla. Vai con loro. Tenetela d'occhio, capito? Sì, va bene. Ti hanno lasciato uscire. Sì. Hai sentito le grida di ieri notte? Eh? Tutti questi matti che gridavano. Beh, anch'io ho gridato. Mi sono unita a loro. Tutta questa gente che vedi è veramente pazza, sai? Non hanno mai ascoltato la parola di Dio. Non hanno mai ascoltato quello che io recito. Tu e io l'ascolteremo perché tu e io abbiamo la salvezza. Ascolta. Andiamo. Il forza, signore circolare. Mettetevi in fila. Forza. Forza, girate, girate. Vieni qui. Anche tu, muoviti.
Unitevi alla fila, venite. Adesso basta, è meglio che andiamo, perché quella vecchia è proprio pazza e può diventare furiosa. Vieni. Che cosa? Vieni, non è nulla, vieni con me, muoviti. Te lo faccio vedere, ti faccio vedere come si fa. Permesso, qui vieni, non aver paura, vieni. Vieni, facciamo un giro con te. Vieni. Rimettiti in fila, avanti. Ti insegnerò io chi è che comanda qui. Tu mi devi ubbidire. Tu mi devi ubbidire. Ritorna in fila. Aiuto, aiuto. Fermatela, fermatela. Portatela via.